Buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio perché sono passate da poco le 14. Grazie per essere qui, per aver accolto il nostro invito e benvenuti alla presentazione ufficiale di questo grande evento che si chiama Rinascere Insieme, che si terrà giovedì 7 settembre allo stadio della Vittoria di Tolentino, una partita tra la nazionale Cantanti e i Cuori Sibillini, con un grande obiettivo, quello della solidarietà, quello della vicinanza ai comuni colpiti dal cratere del 2016. Contestualmente a questo evento verrà anche ricordata la figura di un grandissimo maceratese che è Jimmy Fontana, a 10 anni dalla sua scomparsa. Dicevamo la solidarietà, l'incasso sarà interamente devoluto ai comuni colpiti dal sisma e la squadra Cuori Sibillini sarà rappresentata da un gruppo di personaggi della politica, dell'imprenditoria, dell'informazione, della cultura. Questo grande evento si colloca nel contesto di Progetto Sorriso, che è un progetto di integrazione tra i giovani che sono stati quelli fondamentalmente più colpiti dall'evento calamitoso del 2016 e che l'avvocato Deborah Pantana ci andrà a disquisire, andare a parlare tra poco. Prima però i saluti di Edoardo Mattioli, presidente della Proloco. Grazie, grazie per essere stato il primo, vi ringrazio tutti. Avviciniamo il microfono, Quindi, avviciniamo un po' il microfono. solo che Eccoci. più di questo non si avvicina. Sì. No, acceso, acceso. Ecco, a posto. Comunque io ringrazio Gabriella Scienzi e Deborah Pantana che mi hanno contattato, ci hanno contattato la nostra associazione e quindi perché ormai abbiamo la nostra esperienza da 31 anni in queste organizzazioni. Io ho avuto il piacere di avere la Nazionale Cantanti e di organizzare la serata tanti anni fa, quando c'era ancora Mino Reitano. Quindi ricordo che ebbe un piccolo incidente di percorso entrando in campo. Quindi per noi è stato un onore organizzare, essere operativi nell'organizzazione di questa manifestazione. Mercoledì scorso siamo stati a Rimini per vedere l'ultima partita della Nazionale Cantanti e dopodiché sarà la prossima, se non sbaglio, a Tolentino. Quindi una buona organizzazione, anche se lì abbiamo visto che i tempi erano televisivi più che da spettacolo di una partita di calcio, ma questo mi sembra più che giusto. Noi abbiamo riunito già tutti i sindaci che prendono parte a questa serata, a questa manifestazione, e proprio per i loro comuni che è stato fatto questo progetto. Quindi poi il dottor Gobbi, che naturalmente è la persona che è già esperta in formazioni, quindi ex giocatore del Tolentino, ma esperto anche in queste organizzazioni di formazioni di calcio. E sta preparando una buona squadra, quindi le novità non so se le vuole dire lui oppure se le tiene per quanto riguarda questa serata a Tolentino. Noi ce la mettiamo tutta, siamo grazie al Comune di Tolentino che ha messo a disposizione lo stadio, e quindi la parte principale. Speriamo che ci sia pubblico e in questo modo si raccolga più possibile per poter dare un buon contributo alla realizzazione del progetto che dopo Deborah illustrerà. Grazie, con noi oggi c'è anche Luca Romagnoli che è consigliere nazionale dell'Ordine dei giornalisti, quindi è anche addetto stampa al Comune di Tolentino, quindi lui ci segue sempre, mi segue sempre di anni e quindi sarà con noi e lui è più che esperto anche con queste manifestazioni. Cerchiamo di mettere insieme un po' tutto, prima della partita ci sarà un pre-partita, lo stiamo organizzando come abbiamo visto su a Rimini, che c'era questa pre-partita per la Romagna, quindi il Folgore Romagnolo, e noi dobbiamo concentrarci sulle Marche e sul Maceratese. Grazie a tutti per la vostra presenza.
grazie agli sponsor che ci stanno aiutando, speriamo di poter avere qualcosa in più e speriamo da parte della Regione un aiuto per questa manifestazione, soprattutto per i comuni terremotati del Maceratese. Grazie. Grazie a Mattioli che ha citato gli sponsor, noi ti ringraziamo. Acqua Nerea, il presidente Rossi, e dottoressa Carota e anche la Fintel, dottor D'Amico e il signor Giovannetti. Parola a Deborah Fontana che ci illustra il progetto Sorriso e anche il Memorial Fontana. Allora, per chi mi conosce e chi sta qui avanti a me mi conosce bene, oggi sono veramente emozionata per questa cosa. Primo perché tocchiamo un tema di solidarietà che sono quei temi sui quali io negli anni ho sempre, come dire, cercato di dare un mio piccolo contributo. E come nasce, ecco, due parole ci tengo a dirle perché qui con me sono presenti le due del Comitato Provinciale di Parità, c'è Eli Castellani e c'è Martina Casadidio con me. Nasce un po' da questo comitato provinciale che è stato nominato lo scorso anno qui alla provincia di Macerata, quando sono stata appunto nominata, non dico sempre quello, però nominata consigliera di parità. E avevamo in mente di creare un momento di solidarietà e di attenzione sulla parità di genere e devo dire che abbiamo trovato subito un sì dalla Nazionale Cantanti, da Gabriella Scienzi che sta qui in prima fila, sì da Edoardo Mattioli subito, non mi ha chiesto neanche che vuoi fare, mi ha detto sì va bene, dal sindaco di Tolentino che anche lui mi ha detto va bene, e senza, come dire, senza chiedermi di più, perché poi all'inizio non è che avevamo le idee tanto chiare. E abbiamo cominciato a lavorare su questo tema, è venuto fuori che da un giorno sono diventati 5 giorni, quindi questi 5 giorni intensi del lunedì, martedì e mercoledì dove parleremo di parità di genere e poi arriveremo a questo grande evento della partita, che è una partita veramente per noi del cuore, perché è una partita che ha messo insieme i 40 sindaci del terremoto, anche loro subito disponibili, sono stati prontissimi a farci le delibere per i loghi, insomma sono stati veramente straordinari, siamo riusciti a creare una chat di tutti i sindaci della provincia di Macerata, che anche questo è, come dire, un record, Edoardo. E poi questo sì, anche qui senza pensarci più di tanto, al presidente Francesco Acquaroli, insomma, che è stato veramente anche lui come sempre generoso con noi su queste cose. Quindi siamo partiti da questo grande cuore, da questo mettere insieme tante cose, mettere insieme poi un progetto che però ci vede coinvolte non solo per le donne ma anche per i giovani, perché poi la parità di genere è una parità che va appunto a tutelare quelle che sono le discriminazioni e quindi abbiamo ricompreso in questo anche la parte dei ragazzi e dei giovani, perché in questo momento ci siamo resi conto che chi ha vissuto non solo il terremoto come noi, ma ha vissuto questi 2 anni tremendi del Covid, ha dato, come dire, poco risalto secondo noi a quello che è stata invece la difficoltà più grande che hanno vissuto questi ragazzi che si sono visti privare per 2 anni veramente della libertà, cioè il momento di socializzazione per loro era solo quello di poter accendere il computer e vedere i compagni su queste fotografie sul computer. E quindi è stato veramente dura per loro affrontare questo momento. Andavano a scuola e poi non ci sono andati più, si ritrovavano la mattina col pigiama davanti al professore a fare lezioni, che può sembrare una battuta, però di fatto fa capire quanta difficoltà, quanto stravolgimento c'è stato per loro in questi anni. E quindi questo progetto Sorriso che è integrato, perché? Perché noi abbiamo chiesto ai comuni del terremoto di mettersi insieme e pensare insieme un progetto che potesse appunto aiutare dei centri aggregativi appunto per i giovani. Quindi noi abbiamo l'ambizione, questa ce l'abbiamo tutti chi è seduto qui al tavolo con noi, ma anche voi che state qui. Ah, ringrazio i consiglieri regionali anche che ci hanno aiutato in questo, vedo Anna Menghi qui in prima fila, e ci hanno aiutato a dare, come dire, voce a questa esigenza di questi ragazzi appunto di poter riavere dei momenti, dei luoghi dove potersi incontrare. Quindi l'ambizione nostra è di
fare solidarietà, ma farla proprio finalizzata affinché si possano, con il nostro contributo, si possano realizzare dei nuovi centri aggregativi. Possiamo aiutare con dei contributi i comuni che in qualche modo stanno in difficoltà, o comunque ci sono famiglie in difficoltà che magari non possono pagare i campi scuola, non possono aiutare questi ragazzi d'estate a fruire di alcune attività, quindi abbiamo la voglia di dare questo nostro aiuto in questo senso per i nostri ragazzi. Ecco il presidente. Col presidente. Ci mettiamo. No, guarda, se Edoardo. Io posso passare un secondo velocissimo perché è un appuntamento solo. Vieni, dai, vieni. Ti abbiamo detto che grazie. C'è una foto, presidente, da fare con la maglia dei cuori sibillini. Sì. Allora, finiamo la spiegazione dopo. Stravolgiamo. Rovesciamo la scaletta. Dottor Stefano Gobbi, insieme al presidente Acquaroli, che mostrano in anteprima la maglia alla stampa ai presenti dei cuori sibillini. Presidente. Maglia numero 10. Grazie.
Riprendiamo, altrimenti non andiamo più. Ci prego. Salutiamo il presidente, allora lo lasciamo andare. Arrivederci a Fabio Pistarelli, ciao. Allora, arrivederci. Allora, riprendiamo da Deborah. Ok, ci siamo. Sì, dicevo, questo progetto Sorriso di solidarietà e quindi di unità che vede una della prima, credo che sia la prima volta, no? Che i comuni insieme decidono appunto di fare questo progetto per i giovani integrato. In questa giornata, come diceva bene prima Edoardo Mattioli, ci saranno tante cose, nel senso che finiremo con la partita, sì, è veloce, e ci sarà un momento dove le squadre locali mostreranno i giochi tradizionali, ci sarà un momento dove potremo vedere appunto tutti i sindaci in parata dentro lo stadio. Poi c'è un qualcosa che insomma a noi della provincia di Macerata sta dando a cuore, cioè il ricordo di Jimmy Fontana. Jimmy Fontana nasce a Camerino e dopo qualche anno la famiglia si trasferisce a Macerata e da Macerata insomma poi prende il via tutta quella che è l'attività musicale di Jimmy Fontana. Quindi quest'anno, siccome ricorrono i 10 anni alla sua scomparsa, non potevamo non ricordarlo, e soprattutto la Nazionale Cantanti ci tiene moltissimo affinché ci sia questo momento di ricordo di Jimmy Fontana. Daremo appunto, dedicheremo questo memorial a Jimmy Fontana, verrà uno della famiglia, insomma, presenzierà la famiglia Fontana in questo e daremo questo premio, insomma. Ci tengo particolarmente perché un po' noi maceratesi, ma non solo maceratesi, perché anche, ripeto, è nato a Camerino, quindi conosce benissimo, i figli conoscono benissimo le nostre realtà, quindi i Sibillini conosce benissimo che sta il Sant'Angelo Sonnera, tante volte abbiamo parlato addirittura dell'acqua nerea, adesso vedo qui Luana Carota, e quindi realtà sempre vicino al nostro territorio, quindi ci sembrava importante poterlo ricordare. E poi ecco, c'è questo momento straordinario della partita, dei cantanti, di divertimento. Mi auguro solo che questo possa aiutare tutti noi a creare quel senso di unità che forse, ecco, con il Covid abbiamo un po' perso. Quindi questo ritrovarci oggi qui, la presenza degli sponsor, la presenza dei comuni, la presenza delle associazioni, la presenza dei comitati provinciali di parità, la presenza della provincia, della regione, insomma abbiamo cercato di mettere insieme tutto quello che possiamo dare in questa iniziativa, perché ci sembrava insomma di poter mostrare appunto, e grazie a Tolentino siamo riusciti a farlo, di mostrare tutte quelle che sono le nostre eccellenze, le nostre realtà, e poi gli sponsor ci hanno dato veramente una grande mano. Quindi di fatto noi ce la mettiamo tutta, ma loro hanno fatto quello che, come dire, il cuore più grande, no? Per questi ragazzi, quindi grazie veramente a tutti, grazie. Grazie a Deborah Pantana. E ringrazio Gobbi, poi taccio. Perché, allora, Gobbi è veramente straordinario, è l'unico che si è messo a disposizione, noi lo prendiamo in giro perché diciamo che lui è il CT della Nazionale adesso, e
Però lui veramente si è messo a disposizione in maniera, ecco, generosa, come sa fare sempre lui, insomma, per costruire questa squadra avversaria, che poi non finirà qui, perché una volta fatta la squadra abbiamo anche qui l'ambizione di continuare a fare altre cose. Poi, puntata numero 2. Solo l'inizio. Mauro Sclavi, sindaco di Tolentino, che sarà il padrone di casa, giovedì 7 settembre. Io penso che non bisogna parlare di padroni, ma bisogna parlare di accoglienza e di ospitare. Quindi vi ringrazio per essere qui, mi fa molto piacere. E debbo oggettivamente ringraziare le persone che vedo davanti a me, Graziella e Deborah, che mi hanno letteralmente invaso con la loro energia e con la possibilità di fare. Questa cosa trova d'accordo anche il dottor Gobbi, perché probabilmente si è lasciato trascinare. Quindi Tolentino è onorato di ospitare questo momento, e credo che sia un momento vittorioso, perché vittorioso è inteso anche nei nomi, no? Rinascere e insieme, andiamo a giocare nello stadio della vittoria. Il tutto è stato messo insieme da persone che hanno, per ogni ordine e grado, dal punto di vista sia regionale, provinciale, ma anche società civile, culturale, sportiva, dalla Proloco, si sono messi insieme. Cioè, noi siamo i testimoni di questa storia, la storia la facciamo noi. La Nerea contribuisce a questa cosa, cioè abbiamo il dovere di fare il nostro poco per questo progetto Sorriso. È legato al fatto che io sono un sanitario. Purtroppo durante il terremoto, durante la pandemia, si sono slatentizzate tante problematiche che non vengo ora a enunciare, che però secondo me è stata colta nel segno da questa azione. Cioè, riportiamo i ragazzi a non essere qualcuno che diventano avatar di se stessi. Riportiamo i ragazzi ad essere fisicamente presenti, fisicamente attivi, interattivi. Perché la cultura può essere anche fatta tramite i webinar. Io ho insegnato all'università e quindi avevo i miei studenti in fotografia sostanzialmente. Però non c'è quell'empatia e quel feeling, quel trasporto che accade adesso in questa sala. Quindi io posso soltanto mettere a disposizione le nostre potenzialità da zona che è una delle più colpite del cratere. Per quanto cratere penso che sia una cosa impropria, perché noi non eruttiamo. Noi abbiamo avuto un danno e la nostra azione è un'azione curativa, riparativa. E di questo ringrazio tutti, in prima persona chiaramente il Presidente Acquaroli che ha accolto con l'assessore che ha dato seguito, ma anche tutta l'attività consigliare. Prova ne è di quello che fanno i consiglieri, anche che non siedono negli scrani, ma che si sono messi nelle condizioni di poter rimettere a posto un campo da calcio, fare qualsiasi altra cosa che serva per aggregare persone che si guardano negli occhi e che magari hanno qualcosa da dirsi frontalmente, perché noi siamo ancora mammiferi fino a prova contraria, sapiens, sapiens, non è cambiato niente. Facciamo finta che siamo homo technologicus, ma la nostra potenzialità empatica e di vivere resta. E questo progetto Sorriso, a mio avviso, lo coglie in pieno. Vi ringrazio e concludo qui. Buona giornata. Grazie per questo intervento molto accurato, molto sentito da parte del sindaco. Parola al direttore sportivo, direttore generale, non lo so, prima Stefano Gobbi. Avrà l'onore e l'onere di costruire questa squadra. Esatto. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti e grazie di questo ruolo che, come dicevi, è oneroso, perché dobbiamo mettere insieme delle persone che, come dice la squadra, cuori civilini, hanno a cuore questa cosa. È vero che abbiamo fatto tante partite del cuore, è vero che facevo parte della Nazionale dei Medici Calciatori, tutto quello che volete, però oggi siamo in un ambito diverso. Si è pensato di poter mettere insieme gli amministratori o i sindaci del territorio, perché sono quelli che poi usufruiranno di questo e poi sono quelli che devono un attimino scendere in campo. Attualmente abbiamo delle adesioni, oltre a Mauro, al sindaco Sclavi, penso che sarai dei nostri. Ci sarà. Voglio un rianimatore vicino. Rianimatore ce l'hai, lo sai, hai lavorato con me, ho fatto pure il 118, quindi sei su. C'è il sindaco di Caldaro, Giuseppetti, Gentilucci, sindaco di Pietorina, Lucarelli, Roberto,
insomma, qualche sindaco abbiamo, e Romoli di Polenza. Questi sindaci, è giusto, quindi una parte della squadra sarà fatta da sindaci e amministratori, e una parte sarà fatta, diciamo, ex calciatori, sì. Ho avuto modo di parlare, proprio perché il ruolo non è che mi compete al 100%, essendo un medico, ho avuto modo di parlare con Fabrizio Castori, il mister che voi conoscete tutti, quale si è, purtroppo lo dico io, messo a disposizione in quanto non può allenare, non ha una squadra da poter allenare, quindi lui si è messo a disposizione, adesso cercherà qualche personaggio da poter rendere ancora più bella la manifestazione, diciamo più fruibile da parte dello spettatore, così come il mister Pagliari Giovanni, sono tutti e due i torinini, tutti e due i miei pazienti, tutti amici, quindi stiamo facendo una parte, diciamo quella, ecco, per far stare tranquillo il dottor Pecchini, per la parte della squadra dei cantanti, perché avremo una parte tecnica vera e una parte amministratori con ex giocatori e quant'altro, quindi vogliamo fare questo proprio trade union tra questi, perché ci sembra più opportuno per essere più empatici con il pubblico e soprattutto per essere empatici col territorio, e quello che ci interessa soprattutto, perché lì è vero, se non mi danno una mano loro come CT, io so fare, però insomma loro sono veramente, come si dice, migliori di me. Io chiudo qui, vi ringrazio, aspettiamo, ci sentiremo col dottor Pecchini, perché giustamente ci scambieremo i nomi delle persone che parteciperanno, perché è giusto con i vari ruoli, credo intorno al 20 agosto giù di lì, se non sbaglio, giusto dottor Pecchini? E adesso stiamo aspettando quello che dice Giacobbe Gogobbi, credo che si sposi proprio a Menadito. E c'è anche qualche attore che ci deve dare risposta. È chiaro che attualmente Cesare Bocci, sì. E attualmente è chiaro che tanti non ci hanno disponibilità al 100%, perché stanno guardando un attimino, dopo il 15 agosto saremo più precisi, quindi non è che non vogliamo svelare i nomi e quant'altro, purtroppo abbiamo queste esigenze. Grazie di tutto e in bocca al lupo per tutto. Grazie al dottor Goppi. Noi passiamo al dottor Pecchini, che è direttore generale della Nazionale Cantanti. Visto che la stampa ci sta seguendo anche da remoto tramite un link che ci ha messo a disposizione la Regione Marche, vi faccio portavoce di una domanda. Quali saranno i nomi papabili, più attesi ovviamente? Con 40 giorni sono tantissimi, lo dicevamo a microfoni spenti. Non lo sapevamo quasi due giorni prima di me. È evidente che gli impegni degli artisti influiscono su di alcuni artisti, possono influire sul, però sicuramente la data del 7, essendo un giovedì prima della settimana dei Music Awards a Verona, ci darà sicuramente la possibilità di avere una buona rosa. È evidente che dipenderà anche da quello che Mr. Gobbi metterà in campo, perché se capiscono che sono troppo forti deviano. No, scherzo, noi cercheremo di portare una rappresentativa, e tra l'altro noi convochiamo tutta la Rosa, per cui tra Rosa, associati, noi siamo un'associazione, associati e personaggi che fanno parte, pur non associati, ma che comunque siamo più di 50, quindi alla fine sicuramente una Rosa che saprà anche attrarre, oltre che a giocare in campo, sarà l'obiettivo preciso. Io volevo precisare però alcune altre situazioni che prima ho sentito, per cui insomma, al di là dell'inquietudine che mi dà Cuori Sibillini, perché cioè, nel gioco del, l'ho detto prima, ho detto occhio, e quindi noi siamo felici di venire a Tolentino, è la prima volta in 42 anni in cui noi torniamo nelle Marche, perché siamo stati spesso nelle Marche per tanti progetti, la Lega del Filo d'Oro, insomma ricordo anche grandi manifestazioni con i piloti, ultimamente abbiamo giocato a Senigallia, il tema della Lubi, abbiamo giocato a Materica nello scorso settembre, quindi le Marche, tra l'altro Ruggeri ha praticamente deciso di trasferirsi a Marotta, per cui
abbiamo un presidente marchigiano, anche noi abbiamo un presidente marchigiano. E devo dire che il tema è un tema molto interessante, è un tema che è realista, e quindi il tema di poter dare ai giovani all'interno di un progetto Sorriso ci fa molto piacere. Ci fa molto piacere perché ci avvicina ulteriormente le tematiche che noi vogliamo affrontare. Il lavoro dei media è fondamentale, remoto o non remoto che siano, è fondamentale. Parlare di questo evento e parlare delle sue finalità con persone che Gabriella Scienza è stata ricordata, la dottoressa Pantana è stata perché comunque noi come organizzazione ci fidiamo prevalentemente di persone con cui abbiamo già collaborato e che ci danno la garanzia di poter avere uno stadio che mi parlava prima il sindaco essere di 4.000 persone come capienza circa più o meno, possono essere con uno stadio pieno, possono dare una garanzia di raccolta fondi importante per quelle che saranno le finalità. Ma al di là di quella che è la raccolta fondi, importantissima, c'è anche, come dire, il modo di comunicare, il modo di mandare un messaggio, il modo di essere presenti, il non dimenticare, sapere che comunque 7 anni fa è successo, che ancora le ferite sono tra virgolette aperte, quindi di conseguenza non so quando si potranno chiudere, ma sicuramente il 7 di settembre, oltre a ricordare Jimmy Fontana, che sicuramente è per noi un punto di riferimento nel mondo della musica, l'abbiamo fatto anche 2 mesi fa con Achille Togliani, ma al di là di quello è il progetto che ci interessa. Affrontare una squadra composta da istituzioni, sindaci, eccetera, eccetera, è un ulteriore, come dire, livello di serietà, anche se saremo col sorriso sulle labbra in campo, al di là di qualche spintina che ogni tanto è necessario darsi, però insomma. Poi a questo punto la dottoressa Pantana ci dovrà dire che saranno gli arbitri, perché vorremmo anche... mi pare scontato. Possiamo fidare, sì, ci possiamo fidare. E credo che vadano ringraziate, come è stato fatto prima, aziende che io non chiamerei sponsor, ma sono aziende che sostengono iniziative importanti, aziende illuminate che hanno scelto di fare comunicazione attraverso eventi sociali, per cui va tutto l'apprezzamento del nostro mondo associativo e anche del mondo della musica. Grazie. Grazie, grazie a Gianluca Pecchini. Tra l'altro la Nazionale dei Cantanti ha una bella tradizione nelle Marche, io ricordo una partita a Macerata nel 93, marzo 93, di fronte a 12.000 spettatori, quindi sicuramente il pubblico risponderà. Gabriella, c'eri anche te, c'era anche te. C'eravamo tutti. Chiara Biondi, assessore alla Regione Marche, il saluto a nome delle istituzioni regionali che ci hanno ospitato oggi. Sì, grazie. Innanzitutto buongiorno a tutti. Io devo ringraziare per questa iniziativa, che è sicuramente un'iniziativa particolarmente lodevole, e io lo dico non solo da assessore allo sport, ma anche da assessore alle pari opportunità e alle politiche giovanili, perché vedere appunto che si pone l'attenzione su giovani attraverso questo progetto, appunto il progetto Sorriso, con appunto la speranza di dare sorriso, di far rinascere i nostri giovani che purtroppo sicuramente con il sisma, ma anche con la pandemia hanno veramente subito da un punto di vista psicologico dei gravi danni, e quindi il fatto che i territori pongano attenzione a queste giovani generazioni da parte appunto della Regione Marche è sicuramente insomma molto 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 apprezzato.
Il fatto inoltre che sia, credo, questo anche un progetto di rete, cioè un progetto appunto che mette insieme non solo i comuni, ma vedo appunto tanti partecipanti, dalla Nazionale Cantanti, appunto a tutti gli amministratori, ai vari sostenitori, cioè un progetto veramente, questo è forse anche quel qualcosa in più che consente di arrivare appunto all'obiettivo, perché quando si mettono insieme più forze, ormai penso, diciamo, provato, che gli obiettivi si raggiungono in maniera sicuramente più veloce e anche più forte, quindi credo che questo sia veramente un aspetto importante. E tra l'altro anche come pari opportunità, perlomeno che anch'essa appunto è, ripeto, una mia delega, io generalmente non amo semplicemente declinarla al discorso della differenza di genere, ma appunto declinarla cercando di garantire alla collettività generale pari opportunità. E quindi in questo caso veramente anche da parte mia ulteriori complimenti, perché è stato posto l'accento soprattutto nei confronti appunto dei giovani. Quindi da parte insomma di Regione Marche, interpretando sicuramente anche il pensiero del Presidente Acquaroli, grazie veramente per aver voluto realizzare questo evento nel nostro territorio e con un'attenzione appunto anche a quei territori, a quei comuni che purtroppo sono stati colpiti dal sisma, ma che sicuramente rinasceranno anche grazie a questa vostra iniziativa. Grazie all'assessore. Io invito vicino a me i vertici dei main sponsor dell'evento, Acqua Nerea e Fintel, per due parole doverosissime. Presidente Rossi, prego. Piacere, grazie a tutti. Che dire, gli argomenti sono stati trattati tutti e sono assolutamente meritevoli di supporto. E cosa dire, da imprenditore dico che è un obbligo per noi, è un dovere supportare questi argomenti, questi progetti, che in questo caso questo, ma diciamo come gruppo che fa capo a una holding nostra, supportiamo anche tante altre attività. Comunque ecco, il progetto è sicuramente interessante, è attuale, e i giovani sono il futuro, e essendo il futuro anche l'imprenditoria deve prendere in mano la situazione, perché è il futuro dell'imprenditoria, il futuro di il nostro futuro. Quindi non so cosa dire altro, avete già detto tutto voi. Grazie Presidente Rossi. Dottor D'Amico della Fintel. Sì, buon pomeriggio a tutti. Fintel Energia Group, siamo noi che ringraziamo voi per questa possibilità. Io porto i saluti da parte dell'AD e della famiglia Giovannetti e del direttore generale, la signora Dunia Romoli, che per impegni istituzionali non è potuta essere in questo momento con noi. Vi ringraziamo perché la solidarietà, l'aggregazione delle persone verso obiettivi comuni, il lavorare in team verso scopi nobili, sono anche le tematiche e le caratteristiche che rinvengono nel nostro gruppo, nel nostro team, nella Fintel Energia Group. In particolare io ho un sentimento particolare di vicinanza verso questa manifestazione. Non sono marchigiano, sono abruzzese, ma come ben sapete il terremoto ha colpito anche la mia regione, in particolare la mia persona e la mia famiglia. Quindi ho sentimenti particolari di vicinanza verso il sociale, verso la solidarietà ed in particolare verso questo tema, che ha portato veramente ferite enormi e gravissime nelle comunità, nelle economie, nei giovani e nel nostro futuro. Come italiano, come abruzzese, come marchigiano di adozione, mi sento di dire che non ci sono confini alla solidarietà e non può che portare assolutamente le migliori riuscite per il nostro avvenire. Quindi faccio i complimenti a tutti,
siamo noi che vi ringraziamo e per quanto ci è possibile facciamo tutto ciò che è nelle nostre mani. Grazie. E ringrazio tutti i relatori che sono stati davvero sintetici e gli interventi sono stati... Prego Mattioli. Io volevo fare un ricordo personale per Jimmy Fontana, se me lo permette, certo, hanno già parlato certo. Tutti. Allora, io ho avuto la fortuna di lavorare per diversi anni con Jimmy Fontana a Radio M. Qualcuno di Macerata si ricorderà cos'era Radio M. Quindi Jimmy Fontana era uno dei proprietari in via Sorcinelli e io ricordo Jimmy Fontana tirare le funi delle antenne, quindi lavorare insieme a lui, quindi con me c'erano Cesare Spuri, c'era Bacaloni, c'era Enrico Ruffini, attuale presidente dell'ACI, quindi eravamo tutto questo, io ero poco più che 17enne, 18enne, quindi con loro e Jimmy Fontana ho avuto la fortuna di far fare a lui dei spettacoli anche a Tolentino successivamente, grazie a lui, quindi un bel ricordo, una persona che era sempre presente nel sociale maceratese. Perfetto. Dulcis in fundo, grazie a tutti per la partecipazione. Io volevo ringraziare Benedetto perché lui è veramente bravo, non è che lo dico per... Sì, no, a parte la prevendita, che se la diremo, però volevo ringraziare il nostro addetto stampa per Benedetto. Grazie a voi. Comunque se nella cartellina stampa la prevendita, poi manderemo il comunicato. Andiamo a comprare i biglietti, ecco questo volevamo dire. Sono già in vendita. I biglietti saranno in vendita nelle prossime settimane perché stiamo organizzando il sistema elettronico Ciao Ticket. Comunque si potranno acquistare o nei punti vendita di Ciao Ticket o direttamente tramite internet o direttamente nel nostro ufficio del turismo Proloco in piazza Mauruzzi e a Tolentino. Quindi per chi non è preparato per l'acquisto online, lo facciamo direttamente noi fino al 6 settembre e il 7 settembre allo stadio. È fondamentale perché abbiamo visto anche su Rimini che il nostro pubblico è un pubblico molto, come dire, ha bisogno del cartaceo. Sì, sì. Sì, poi ci sono. Noi abbiamo avuto esperienza con il premio Ravera e se non vendevamo i biglietti direttamente al pubblico, il pubblico aveva difficoltà ad acquistare adesso. Quindi sia mattino che pomeriggio, dal martedì alla domenica mattina, è sempre aperto l'ufficio, si può acquistare lì senza costo aggiuntivo della prevendita.